siamo interessati a quello che succede durante l'infiltrazione, quindi equazioni di Richards, eventualmente il passaggio all'equazione che descrive il comportamento dei suoli saturi, ma siamo interessati anche a capire come si genera il runoff, o meglio il deflusso superficiale, e come avviene lo scorrimento superficiale delle acque, che poi noi vediamo in quelle che chiamiamo acque superficiali. Queste slide non c'erano in precedenza. Nella letteratura quello che noi troviamo sono due estremi di interpretazione del fenomeno. Il deflusso superficiale può avvenire se la capacità di infiltrazione del terreno è inferiore all'intensità di precipitazione. In questo caso il meccanismo si chiama in italiano superamento della capacità di infiltrazione, in inglese si chiama infiltration excess, o si chiama appunto anche deflusso superficiale ortoniano. Deflusso superficiale ortoniano da Horton, che è stato uno dei fondatori dell'idrologia moderna, è un idrologo, geomorfologo americano. Quello che succede è proprio quello che vedete, cioè qui avete una colonna di suolo, nella parte inferiore avete una water table, cioè avete una falda che però finisce qui, una falda freatica in cui qui c'è la pressione zero. Poi da qui fino a su c'è una pressione negativa. Sopra, per effetto della precipitazione che è più intensa della capacità di infiltrazione, questa la andiamo a definire meglio fra un attimo, quello che succede, si forma un velo d'acqua, che in inglese si chiama ponding. Pond è uno stagno, una pozzanghera. Si forma un velo d'acqua superficiale che poi man mano si infiltra, ma forma quindi una falda sospesa, che in inglese si chiama perched water table, che poi pian piano scende dall'alto verso il basso. Questa era una cosa che in parte vi avevo già mostrato nella lezione scorsa. Questo tipo di infiltrazione pertanto si chiama qualche volta anche processo di generazione del deflusso dall'alto. Che cosa intendo per infiltration capacity? Beh, per infiltration capacity intendo il rapporto che c'è tra la precipitazione e il termine che lì vedete a destra, che altro non è svolto in questo caso in 1D, per semplificare la questione, unidimensionale, quello lì è il flusso di Darcy-Buckingham in 1D, preso in modulo, perché dopo quei segni si fa confusione. Allora, che cosa significa? Qui, per fare un grafico esemplificativo, ho riportato in ascisse la conducibilità idraulica del suolo in metri al secondo. Questi qua sono in italiano. Quindi, come vedete qui, da 10 alla meno 7 a 10 alla meno 3 metri al secondo. Sopra ci sono anche le tessiture in alto, che hanno quella conducibilità idraulica di 10 alla meno 3 metri al secondo. Ci sono sabbie e limi, cioè sabbie e ghiaie, scusate. Nell'intervallo 10 alla meno 4, 10 alla meno 10 alla meno 5, 10 alla meno 6 ci sono i limi, e poi nella parte estrema le argille. Quello che invece ho riportato in ordinate sono le precipitazioni, sempre in metri al secondo. Di solito non ci si rende bene conto, quando si parla di precipitazioni e di capacità di infiltrazione, qual è il rapporto tra la conducibilità idraulica e la velocità con cui cade la precipitazione, perché la precipitazione normalmente si misura in millimetri all'ora e invece l'infiltrazione si misura in metri al secondo. Qui invece sono esattamente nelle stesse scali.
Ho riportato qui anche delle linee, per esempio la linea superiore è la precipitazione più intensa mai registrata, quello che una volta vi avevo mostrato in una tabella quando abbiamo parlato delle precipitazioni estreme. Poi c'è la precipitazione più alta mai registrata con tempo maggiore di un'ora, la precipitazione mai registrata con tempo maggiore di 24 ore. Come vedete, l'intensità di precipitazione discende con la durata. Si supera la capacità di infiltrazione? Beh, questa è la linea in cui la precipitazione è uguale alla capacità di infiltrazione, che sarà per unità di carico, ok, dψ su dz in questo caso è 1 in questo grafico, questa retta di... Certamente nel definire la capacità di infiltrazione compare il termine gravitativo, che è il primo a sinistra, che in qualche modo è identificato da questo termine qua. Più compare il termine che compare, che contiene anche dψ su dz, quindi la variazione del gradiente di pressione. Quando l'acqua cade su una superficie, non sente solo la gravità che la porterebbe ad infiltrarsi con velocità k di teta, ma sente anche un'ulteriore, appunto, suzione, che dipende dalla variazione di psi con la profondità. Quindi in realtà questa curva va spostata in su. Comunque tutte le precipitazioni che cadono nel triangolo che vedete segnato in verdino sono delle precipitazioni che sono buone candidate per generare del flusso superficiale ortoniano o per eccesso della capacità di infiltrazione, cioè precipitazione intensa e contemporaneamente suoli poco conduttivi. Allora, per avere generazione del deflusso dall'alto ortoniano o per superamento della capacità di infiltrazione, tre sinonimi, dobbiamo avere A, precipitazioni di intensità notevole, 2, dobbiamo avere un basso carico idraulico normalmente, in modo tale che il termine dψ su dz si possa dimenticare. Dobbiamo avere suoli prevalentemente nudi, nel senso che se c'è la precipitazione, se c'è la vegetazione, la precipitazione viene intercettata prima dalla vegetazione e quindi l'intensità viene diminuita. La vegetazione stessa, poi anche la capacità di ritenzione di una certa quantità di precipitazione, che è di qualche millimetro di precipitazione, quindi se c'è vegetazione è più difficile che si abbia la generazione di deflusso di questo tipo. Nello stesso tempo, peraltro, c'è anche un altro fenomeno, che è il fatto che spesso alcuni tipi di vegetazione rilasciano delle sostanze organiche idrofobe che si vanno a depositare, tipicamente le conifere fanno questa cosa, che si va a depositare sulla superficie. Allora in realtà in questo caso la vegetazione attenua sì l'intensità di precipitazione, quindi non sarebbe in favore della generazione di deflusso ortoniano, però poi il suolo, almeno fino a che la pioggia non supera una certa intensità, risulta impermeabile perché ci sono queste pellicole di sostanze idrofobe che poi con l'andare della pioggia vengono distrutte e quindi comincia l'infiltrazione. Ovviamente la tessitura del suolo è importante, questo l'abbiamo già visto, perché tipicamente ci aspettiamo di avere la generazione di un deflusso ortoniano in infiltrazione del tipo che ho accennato prima in un suolo argilloso piuttosto che in un suolo limoso piuttosto che in una sabbia. In alcune condizioni i tipi di suoli possono anche, a parte la tessitura, possono sviluppare anche una parte superficiale più dura, una crosta,
è un fenomeno tipico, per esempio, che si ha nei suoli nelle aree tropicali. Fenomeno, solo la parte superficiale, soprattutto se non ci sono stati trattamenti magari umani di tipo agricolo, presenta una crosta che è poco permeabile. Ovviamente anche se c'è anche la temperatura ha un effetto, perché la temperatura, il primo effetto che c'ha è aumenta e diminuisce la viscosità dell'acqua, e con questa aumenta e diminuisce la conducibilità idraulica anche di un fattore 2, perché la viscosità dell'acqua a 5 gradi è la metà della viscosità dell'acqua a 25 gradi circa. Quindi tutti questi sono fattori che hanno a che fare con la generazione di deflusso ortoniano. Ne manca uno molto importante, cioè quando nei suoli urbani, quelli dove lavora l'uomo, ci sono effetti di compattazione sui suoli, quindi a parità di tessitura, riduzione della porosità dei suoli e riduzione della conducibilità idraulica, oppure copertura dei suoli con elementi non drenanti, tipo per esempio quello che voi vedete sulla terrazza, e quindi lì si genera deflusso di tipo ortoniano. Questo è un esempio fatto con il codice di calcolo, che poi andrete a usare voi. È un impulso di precipitazione molto, molto corto nel tempo, penso siano 5 minuti, 8 mm di precipitazione in totale con un'intensità di 0,03 mm al secondo. Basta un impulso molto veloce, questa è un'altra caratteristica della generazione del deflusso ortoniano. Quello che comanda è generalmente, sono tutte le caratteristiche che vi ho elencato, però può essere anche solo una precipitazione intensa ma brevissima che genera un breve impulso di poi generazione del deflusso. Noi abbiamo il nostro suolo che è in condizioni idrostatiche, supponiamo. Qui vedete disegnata la profondità del suolo fino a un metro, ma siccome questa è la bisettrice potete immaginare che va da 0 a 2 metri, quindi ci sia una falda apposta a 2 metri di profondità. Condizione iniziale idrostatica, almeno 2 metri la pressione è 0, in superficie è meno 2. Meno 2 metri. L'argilla, qui non ho messo indicazioni perché in un certo senso era secondaria, però questa è un'argilla. Se voi fate il medesimo esperimento, sarà una cosa che vi chiederemo, con una sabbia, questa situazione non si deve creare, bisogna andare giù di dubbio in sale perché questo succede, perché si abbia una situazione di questo tipo. Cosa vedete? Vedete, qui ci sono vari impulsi di precipitazione sovrapposti. A partire, la data è fittizia, 1 dell'1 all'una di notte, alle 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, quindi passano 45 minuti. Cioè questo impulso elementare di precipitazione, il colore nero è il primo, che vedete disegnato più in alto, e vedete che immediatamente viene a formare. Vedete, qui siamo sullo zero, la pressione è zero, la pressione è negativa in questo caso quando siamo nell'insaturo. Questa è grosso modo la condizione, è la condizione idrostatica, ma man mano si viene a creare un fronte che scende nel tempo. In 45 minuti, in particolare in questa argilla, si muove di forse 10 cm. Che comunque è tanto, perché se considerate, voi vi aspettate che l'argilla abbia una conducibilità idraulica per esempio di 10 alla meno 8 metri al secondo, e allora vi chiedete come mai comunque l'acqua si sia mossa così tanto, perché 10 alla meno 8 metri al secondo in 45 minuti supponiamo che siano 3000 secondi. Fate un po', 10 alla meno 8 sarebbe 10 alla meno 5 metri, o se vogliamo 10 alla meno 4 metri. 10 alla meno 4 metri sono 0,01 centimetri.
invece qui si muove di ben 10 centimetri. Comunque, dopo capiamo perché. Questo è il contenuto d'acqua corrispondente alla suzione di prima, e vedete anche qui com'è il contenuto d'acqua. Prima si vede che si parte dalla condizione idrostatica, questo se lo osservate con la testa inclinata è un pezzo della curva di ritenzione idrica come andamento, poi si sposta il puntino posto sulla superficie, si sposta sempre verso destra, quindi significa che all'inizio non c'era veramente la saturazione, che si viene a generare solo quando si raggiunge questo limite, che è evidentemente pari alla porosità del sistema. Qui ve l'ho disegnata in grande, ma naturalmente la cosa si capisce meglio se si correlano i due grafici con la medesima quota. Pressione a sinistra, contenuto d'acqua a destra. Bisognerebbe ingrandire, tirare delle linee, vedere come sono le corrispondenze e così via. Il legame fra le due curve sono le curve di ritenzione idrica che abbiamo usato. Per effetto di questo andamento, sulla superficie si crea del deflusso superficiale. Quanto deflusso superficiale? Beh, qui lo vedete generato non tantissimo, ai millimetri al secondo, quindi vedete 0.000025 millimetri al secondo, cioè è proprio un velo sottilissimo questo di acqua, che sembra poca, ma se poi voi lo moltiplicate per chilometri quadrati, questo può diventare un contributo di acqua anche considerevole. È un velo sottilissimo che quindi si va a formare e poi defluisce. Si forma anche una piccola pozzanghera la cui altezza è in metri, 2 centimetri. Nel punto di massima altezza, poi man mano decresce nel tempo fino a zero. Come questo è potuto avvenire, vi ho detto prima, in un'argilla che ha 10 alla meno 8 metri al secondo di conducibilità idraulica? Beh, perché è potuto avvenire perché in realtà le velocità apparenti, cioè quelle che passano attraverso una sezione, per ottenere le velocità reali andrebbero divise per la porosità, queste velocità. Le velocità apparenti sono molto più grandi, qui addirittura meno 1.2 per 10 alla meno 5 metri al secondo. Dove sta la differenza fra la velocità apparente e la conducibilità idraulica? Sta evidentemente nel carico idraulico. Evidentemente il K di teta per del psi su dt è grande quanto? 100, 200, 300 volte in questi istanti. Cioè quel termine che mi va a modificare la conducibilità idraulica nella espressione iniziale in cui andavo a identificarlo, questo secondo termine qui, negli istanti iniziali, è 200 volte più grande del termine a sinistra. Ed è quindi quello che domina l'infiltrazione nei primi istanti. Qui eravamo anche in una situazione che favoriva questo tipo di fenomeno, perché eravamo in una condizione iniziale idrostatica ma molto secca, meno 2 metri di carico all'inizio della condizione idrostatica, che è una condizione molto secca, e questo fa sì che il gradiente che si viene a formare non appena c'è il primo stratino di acqua sulla superficie e sotto è molto grande, appunto dell'ordine di 100-200 volte.
Se lo vediamo in... Poi voi vi chiedete perché ci ho messo tanto tempo a preparare questa slide, che ho fatto sui disegni, perché erano anni che avevo dei disegni pessimi, ho cercato di farli meglio, poi li ho fatti, sono anche carini, ma mi rendo conto che sono ancora molto elementari rispetto a quelli che potrebbero essere. Quello che succede su una superficie bidimensionale è un po' questo, lì l'abbiamo visto su una colonna, qua lo vediamo in 2D. Voi siete fortunati perché quello che io qua ho disegnato, se tutto va bene, sarete in grado di simularlo attraverso il codice. Che cosa c'è? Beh, qui c'è una falda che insiste, beh anche qui c'è la falda sotto, però qui c'è una parte di roccia abbastanza consolidata sulla quale, rispetto alla quale c'è una falda freatica di questo tipo qua, che però non intercetta la superficie del suolo. Viceversa c'è un suolo superficiale che per qualche ragione è poco conduttivo, piove sopra e si viene a formare un velo d'acqua più o meno distribuito lungo tutto il versante. Ho disegnato anche poca vegetazione per rimarcare il concetto che comunque la vegetazione è una forma di attenuazione, e si viene a formare un velo d'acqua superficiale che si muove in questa direzione e va dentro il corpo idrico principale, che è questo canale che viene fuori dallo schermo, e poi eventualmente l'acqua si infiltra qui e va ad alimentare la falda che sta sotto. Questa è la visione bidimensionale dell'infiltration excess. Cosa succede invece nell'altro caso, in cui opposto, quello in cui la precipitazione sia meno intensa della capacità di infiltrazione? Beh, succede quello che vedete qui a sinistra: avete un suolo con un po' di 3-4 orizzonti stratificato, l'acqua cade, tutta si infiltra e quindi va a riempire una falda, va a formare una falda. Perché va a formare una falda? Ma perché per esempio qui, questa parte qui è impermeabile o quasi impermeabile, allora da qui in su si forma una falda, da qui poi è anche saturo, perché questo comunque è poco permeabile, dopo un po' di tempo si forma una falda anche sotto in continuità. Poi continua a piovere, quanto? Non basta più un impulso come prima, bisogna che piova molto più a lungo, si forma la falda, continua a crescere e cresce come vedete a destra. Cresce così, continua a piovere ancora, magari l'acqua nelle falde si muove molto lentamente rispetto all'acqua in superficie e rimane, diciamo, intrappolata per un tempo lungo nel sottosuolo, non va tutta via. Continua a piovere, anche delle precipitazioni discontinue, per esempio una stagione piovosa, si forma il ponding, si formano dell'acqua in superficie, come a sinistra, e poi finalmente si forma una piccola falda di acqua che poi ruscella via. Questo tipo di formazione di precipitazione si chiama saturation excess, cioè si deve prima formare la saturazione sotto. Quando man mano la falda cresce, poi fuoriesce dal suolo, tutto il suolo è riempito. Prima non era riempito tutto il suolo, solo la parte superficiale, c'era una parte sotterranea che era riempita perché c'era una falda, e c'era poi una falda superficiale sospesa che in qualche modo scendeva dall'alto. Se vogliamo usare lo stesso grafico di prima, siamo dalla parte opposta di questo diagramma, cioè si genera deflusso in questa parte, delle quali abbiamo precipitazioni poco intense, ma evidentemente perché si devono generare, devono essere in questo caso anche di lunga durata. E lo vedremo fra poco nella simulazione che vi vado a presentare. Quindi, in questo caso, ci devono essere precipitazioni
di bassa intensità, cioè naturalmente ci sono precipitazioni di alta intensità, anche queste possono generare deflusso di questo tipo, per saturation, eccesso della capacità, cioè deflusso su suoli saturi. Ci devono essere però grandi volumi di acqua che cadono, perché devono riempire letteralmente tutto il suolo, che comunque sono alcuni metri di suolo. Se la porosità è, supponiamo, 0,4, su un metro di suolo devono essere caduti 40 cm di acqua. 400 mm di acqua sono metà della pioggia che cade in un anno a Trento. Poco meno della metà. La presenza di vegetazione aiuta questo fenomeno per due motivi. Uno, la vegetazione, come dicevo prima, attenua l'intensità, schermando il suolo, e in secondo luogo anche la vegetazione ormai è cresciuta anche per veicolare l'infiltrazione verso le proprie radici e quindi fa infiltrare di più la precipitazione. E tipicamente possiamo essere in presenza di suoli conduttivi, cioè per esempio suoli non urbani e suoli sabbie, limi sabbiosi e suoli organici, cioè composti di humus, suoli di questo tipo, e in situazioni in cui la temperatura sia relativamente elevata. Allora il nostro esempio di nuovo. In questo caso abbiamo bisogno di una pioggia lunga che dura 11 ore qui. 1.6 mm, quindi non molto intensa, però che dura per 11 ore. Condizione iniziale sempre quella di prima. Una condizione iniziale idrostatica in cui il suolo è, diciamo, relativamente secco. Qui adesso non mi ricordo cosa sia, prima era sicuramente un'argilla, qui deve essere una sabbia limosa, e vedete anche qui l'infiltrazione è comunque un'infiltrazione che avviene comunque sempre nello stesso giorno e dura in questo caso 9 ore. Quello che vedete è che all'inizio si va pian piano va ad aumentare la superficie del va a aumentare in questo caso la suzione, sì, ci deve essere qui 70 cm di argilla sotto e 30 cm di suolo sopra, perché c'è un effetto anche di contrasto. Poi pian piano qui la conducibilità idraulica diminuisce e si viene a formare alla base una piccola falda, dove nella parte di discontinuità tra due orizzonti, uno molto conduttivo che è quello in superficie e uno meno conduttivo che è quello sotto, quindi sopra sabbia, un tipo di sabbia, sotto un tipo di argilla per esempio. In questo caso, come vedete, sopra, oltre l'ora azzurrina, dopo le 4 ore, si forma una falda che è da prima a 30 cm più o meno di profondità e che poi man mano sale, perché qui per gli istanti successivi si muove verso l'alto. Le linee, cioè nero, poi si forma il violetto, dopo 2 ore, dopo 3 ore il blu, dopo 4 ore si raggiunge la saturazione, però sul fondo, vedete qui è zero, e sopra c'è sempre una distribuzione idrostatica. Dopodiché si forma una falda, quindi nelle zone già a 5 ore la falda è arrivata in superficie, perché vedete che il verdino è sullo zero in superficie, e sotto c'è un carico di questo tipo che è appunto 30 cm.
quindi c'è un carico idrostatico, poi aumenta. Poi perché aumenta ancora il carico idrostatico? Perché quando siamo arrivati al verde abbiamo la falda in superficie, dopo abbiamo uno strato di acqua che si viene a formare e quindi si ha l'oscillamento. Lo vediamo anche dopo in un'immagine successiva. Questa è la stessa immagine nel campo del contenuto d'acqua che vi rivela le stesse cose che io vi ho già letto nel campo delle soluzioni, ma sono esattamente le stesse cose. Questi sono i due grafici messi insieme che possono andare accoppiati e questa è effettivamente la produzione di runoff. Vedete, le due linee rosse segnano l'inizio della precipitazione e il fine della precipitazione. In mezzo è dove, cioè fino a 4 ore, se vi ricordate quello che vi dicevo prima fino a, dall'ora 1 all'ora 5, delle prime 4 ore la falda si va costruendo sotto da 30 cm fino alla superficie. Poi improvvisamente l'acqua comincia a ruscellare. Ruscella fino a che la precipitazione finisce. Dovete tenere presente che qui la precipitazione è un impulso di precipitazione costante, in generale le precipitazioni molto variabile su, e quindi va avanti dall'ora 5 all'ora 11, quindi per altre 6 ore. Quando la precipitazione finisce, praticamente immediatamente il deflusso cessa di venire generato. E anche qui, questo si vede anche qua, si viene a generare in superficie uno strato di acqua che continua a accumularsi perché non viene portato qui, è unidimensionale, l'acqua non va via, si può solo infiltrare dentro. Cresce fino a 10 cm e poi man mano decresce. E lì lo vedete rappresentato sulla destra. Com'è rispetto a quello che vi ho mostrato prima? Sempre, il disegno qui è diverso, anche qui abbiamo un acquifero, ma qui per esempio nelle mie intenzioni c'era uno strato di granito non fratturato, molto impermeabile, che separa l'acquifero che sta sotto dall'acquifero che sta sopra. Sopra comincia a piovere, sopra la parte granitica si viene a formare una falda che poi va a costruire il corpo idrico superficiale. Tuttavia qui la falda man mano si muove in questa direzione e ad un certo momento intercetta la superficie e abbiamo il ruscellamento superficiale. Qui si vede un fenomeno diverso da quello che in realtà vi ho mostrato in 1D, perché in 1D facevamo piovere tanto e poi nulla si muoveva, da lì poteva andare solo in giù ma non a sinistra e a destra. In 2D qua l'acqua può andare a sinistra, quindi una volta che si infiltra si muove nella direzione del pendio e esce in prossimità del corso d'acqua, quindi il corso d'acqua è rappresentativo di quella parte che normalmente è più umida. Per effetto sia della struttura geometrico-topologica, mettete così, del terreno, sia del fatto che avviene l'infiltrazione. Cioè quindi se il grafico 1D e la simulazione unidimensionale alcuni concetti ve li veicolava, la simulazione bidimensionale ve li introduce degli altri. In realtà il ruscellamento avviene laddove l'acqua non viene solo, diciamo, non esce solo perché viene, continua a cadere lì e a un certo momento riempie tutti i vuoti che c'erano da riempire, ma anche perché viene trasportata dalle zone a quota più alta, comunque a gradiente più alto, verso le zone più basse. C'è un movimento laterale. Questa è la ragione per cui nel grafico iniziale qui sotto c'è scritto flussi laterali e flussi verticali. Il fenomeno e la produzione del deflusso ortoniano è prevalentemente un fenomeno
unidimensionale. La formazione del deflusso per l'eccesso della capacità di saturazione, che è chiamato anche Dugnano, da Tom Dunn, che è un geomorfologo e un idrologo contemporaneo, ancora vivente, nato nel 1943, mi pare. E sì, è venuto anche qui a Trento l'anno scorso, per esempio. E questo si chiama anche Dugnano, questo tipo di fenomeno. Ha anche degli aspetti, insomma, bidimensionali importanti. La situazione reale può essere generalmente una mescola delle due cose. Qui vedete, questo esempio è tratto da un articolo recente. Notate che i due grafici hanno delle quote molto differenti. Ci sono delle parti in cui si genera del flusso ortoniano, delle altre in cui si genera del flusso dugnano, queste si mescolano e comunque c'è un fenomeno anche dinamico, transiente, proprio di creazione di onda di piena all'interno del flusso, all'interno del suolo, che poi ad un certo momento esce dalla superficie. Intanto direi che possiamo fermarci qua e dopo, fra poco, continuiamo con il resto.